Center Music FM. Buongiorno Marche. E buongiorno, buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV e di Radio Center Music per Buongiorno Marche, programma in diretta ed in contemporanea sia sulle frequenze di ETV che di Radio Center Music. Ribadiamo gli ingredienti del mattino a beneficio di chi magari ci conoscesse da poco, si fosse messo in collegamento con noi solamente in questo istante. Da parte di Maurizio Socci, davvero buongiorno, ben giunti sulle frequenze di ETV Radio Center Music, gli ingredienti di Buongiorno Marche, i giornali della nostra bella regione. Qui per esempio siamo con il Carlino di Ancona, il crack dei rifiuti, Ancona Ambiente, esposto del PDL alla Corte dei Conti, intanto per l'impianto di trattamento e scontro tra Partito Democratico e Italia dei Valori, tanto che di fatto il Consiglio sulla questione rifiuti è stato rinviato al 24. Il tema rifiuti e discarica rinviato al 24, lo dice per esempio dal Carlino di Ancona. Passiamo al Corriere di Ancona, eccolo qua, lo dice il Corriere in primo piano. Continuiamo la raffica di titoli di apertura, novità di questo 2011, tra le 7:03 e le 7:05 li leggiamo tutti i primi fatti più importanti di quello che scelgono come notizia numero uno i giornali marchigiani, a partire per esempio dal Carlino di Ancona questa mattina. Corriere Adriatico per Ancona e provincia, si parla ancora di PIDV, quindi la politica del capoluogo. Ora Messaggero Marche con rischio stangata per oltre 3.000 anziani, si parla dei nodi sulle RSA, le case di residenza per anziani. Appunto, Ciccarelli incontra la giunta regionale, si temono altri tagli dal governo, questa è l'apertura del Messaggero Marche. Apertura del Corriere Adriatico, Maceratese, UCA che si difende e dice non volevo uccidere. Parliamo dell'assassinio di Porto Recanati, il killer si difende, un nuovo caso, un tunisino massacrato di botte. Insomma, questione sicurezza in primo piano a Macerata. E poi Pesaro e Urbino, zona blu, multe rinviate, il comune vuole avere la certezza che i cittadini siano ben informati prima di elevare sanzioni, e mi pare anche molto giusto questo atteggiamento. Queste le prime notizie, non ancora le prime pagine, nel corso della mezz'ora che si dipana davanti, anche se già 7 minuti se ne sono andati, vedremo tutte le prime pagine, quindi non solo la notizia numero uno, l'apertura come si definisce, ma poi anche il taglio centrale, il taglio basso, notizia legata al lo sport tra poco. Altri ingredienti però vi devo presentare, diamo il ben tornato al nostro sito internet www.etvmarche.it, il sito di news più aggiornato e più cliccato della nostra regione Marche. Ci fa molto piacere avere questo piccolo record. L'apertura dedicata all'influenza A nelle Marche, 124 casi in una sola settimana. Questi i numeri dunque della famigerata, temutissima influenza A. Ma ora andiamo alle prime pagine, quelle vere, con il consueto riferimento di tre giornali, tre per tre zone, tre. Carlino di Ancona, Messaggero Marche, Corriere Pesarese, quindi Carlino per il capoluogo regionale della provincia, Messaggero Marche che tratta le zone centro-sud della regione, poi Corriere per il Pesarese. Partiamo da Ancona, il crack dei rifiuti, perché Ancona Ambiente ha determinato un esposto da parte del PDL alla Corte dei Conti, intanto per l'impianto di trattamento è scontro tra Partito Democratico e Italia dei Valori. Di questo insomma si doveva parlare ieri, ma poi il tema è stato rinviato al 24, quando tra l'altro si discuterà del caso assessore. Insomma, sarà quello del 24 di gennaio un consiglio comunale, lo conferma anche il Corriere, davvero caldo caldissimo, neve o non neve. Alla scoperta delle band giovanili, iniziativa del Carlino, e poi nervi tesi tra FIOM e Fincantieri, taglio basso del giornale, Cassintegrato messo alla porta, la denuncia non lo facevano entrare nello stabilimento, c'è tensione tra la FIOM e Fincantieri, appunto vi daremo aggiornamenti ulteriori, il servizio a pagina 7. Ultimatum al consorzio, paghi il debito o chiudiamo Palas e Stadio. Il giudice ordina ad Ancona per lo sport di saldare i conti con Rozzi, altrimenti la
chiusura del Palace e dello stadio. Vedremo meglio anche questo tema, perché ci sono alcune partite che andrebbero giocate. Commercio, Corso Stamira, addio negozi, solo traffico. Come cambia, se cambia, la città, e poi la città incompiuta, ex metro. C'è pure l'idea Longarini, il sindaco Gran Milano, ha detto ieri a margine del consiglio comunale: mi interessa soltanto restituirlo alla città. E poi la quadrilatero, BTP in crisi, lavori a rischio. Dopo tanto tempo e tante attese, i lavori per quanto riguarda la quadrilatero sono iniziati. Certo è però che, visti i chiari di luna, se l'azienda assegnataria dei lavori trova un momento di difficoltà, oggettivamente è complicato proseguirli. Messaggero Marche, ora do solo l'apertura perché nel frattempo sono aumentati gli sms in sospeso ed in attesa. Quello remoto, più remoto, è quello che chiedeva la Gazzetta dello Sport, ci arrivo tra pochissimo, poi altre richieste. Intanto, rischio stangata per oltre 3.000 anziani, battaglia sulle RSA, Ciccarelli incontra la giunta regionale, si temono altri tagli da parte del governo. I sindacati, mai attuato l'accordo sulle rette, personale rimpiazzo al 70%. Insomma, la questione delle RSA, delle case, delle residenze per anziani, questa la dicitura, fa discutere. Altri sms, ieri sera mi ha contattato Mangia Cristiani, il nostro amico nonché autore del libro tra i più famosi dell'anno 2010, Uno sguardo dal cielo. I libri sono arrivati in numero di 1.000 copie e possono essere ritirati presso il 118 ospedale di Torrette al telefono 071 596 4141. Ci scrive Laura del Pinocchio, che ringraziamo intanto per questo aggiornamento. Cara Laura, ti avevamo chiesto cortesemente di darci novità e sei stata gentilissima. Allora, i libri dedicati al 118, ma soprattutto dedicati a questa iniziativa di solidarietà, e cioè creare una stanzina, una stanza, un rifugio, diciamo così, accanto al reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale regionale di Torrette, per intenderci, dove i bambini ricoverati in rianimazione si trovano anche oggi, anche adesso, anche mentre vi parlo, a lottare per la vita. Non c'è accanto una struttura che possa accogliere le famiglie. Voi lascereste il vostro piccino, la vostra piccina da soli? In questi casi certamente no. Ci sono genitori che stanno seduti su una sedia 0-24, cioè tutto il giorno per tutti i giorni. E allora l'idea di Sandro Mangia Cristiani, creare una stanzina con i soldi però che ci servono, perché altrimenti non si combina nulla in questa vita. Da lì il libro Uno sguardo dal cielo, la nostra emittente si è fatta, diciamo così, promotrice di questo libro, e sono a causa nostra andate esaurite, ma adesso ce ne sono altre 1.000 e quindi accorrete numerosi per dare una mano a questo scopo. Puoi leggere la Gazzetta, un altro messaggio a questo punto sempre più giustamente intimidatorio. Eccola qua la Gazzetta dello Sport, c'è un certo Balotelli in primo piano. Extra Balo, parla Turbo Mario Balotelli, come non l'avete mai sentito, veramente ne ha dette tante, ne ha dette tutte. Mourinho non ha risposto ai miei auguri, è il migliore ma deve imparare l'educazione, ha detto Balotelli. Cassano, Berlusconi lo giudica il numero uno, Balotelli ha risposto: non conosce me, vorrei il suo 10 azzurro. E poi sullo scudetto Balotelli dice Milan, però all'Inter devo tanto, e allora Napoli, dove volevo andare. Queste le dichiarazioni di Mario Balotelli da Manchester, con furore, anzi con una strizzatina d'occhio. Completiamo il quadro del Messaggero Marche e poi andremo al Corriere per Pesaro, così con tre giornali avremo dato tre zone delle Marche. Il taglio centrale avvia il motore, barca in fiamme, è grave. La cronaca da Porto San Giorgio: è ricoverato in gravi condizioni presso il centro Grandi Ustionati di Cesena Alessandro Luciani, 21enne, vittima ieri delle fiamme sprigionatesi a bordo di un semicabinato ormeggiato all'interno del porto turistico. Ne parleremo. Il taglio basso, ancora la cronaca con il caso Goffo, l'omicidio Goffo, Binni trasferimento a Teramo, di cui vi avevamo parlato anche noi ieri, rinviato perché il poliziotto indagato ha presentato un certificato medico convalidato il sequestro del trolley. Inchiesta lunga e difficile, si attendono le perizie e le verifiche sui tabulati telefonici.
Porto Recanati, mi ha minacciato, ho puntato la pistola ma non volevo ucciderlo. Parla Uca all'arrivo in tribunale di Macerata per l'interrogatorio, queste le sue giustificazioni per la sparatoria della scorsa settimana. E poi a Tolentino, rubano bancomat nelle auto e li utilizzano per le scommesse. A volte il gioco può essere davvero più che una malattia e in questo caso ha portato addirittura a commettere dei reati. La pagina sportiva, Fermana, campionato falsato. Perché? Ne parleremo a pagina 42. Poi Ascoli, Giorgi in cambio di Dani Levicius, ipotesi di calciomercato a tinte bianconere. Zona blu, multe rinviate, Pesaro. Il comune vuole avere la certezza che i cittadini siano informati prima dunque di elevare multe. C'è questo atto, questo gesto di grande serietà e disponibilità da parte del comune di Pesaro. Taglio centrale, Corriere Pesarese, cambiare il lavoro sì, ma senza strappi, parla il presidente di Confindustria Andreani. E poi l'influenza che avanza, sta a letto il 6,54% delle nostre dei nostri marchigiani, diciamo così. Il picco è atteso tra la fine del mese e febbraio. Ruba l'elemosina in chiesa ma viene bloccato, siamo a Mercatello sul Metauro. L'uomo arrestato dai carabinieri, siamo sempre Corriere Pesarese, lo dico a beneficio di chi si trovi in radio in questo momento, perché in TV vede il servizio, vede l'articolo inquadrato. L'uomo arrestato dai carabinieri in seguito alla segnalazione di un'anziana signora. La Scavolini Siviglia, sempre Corriere Pesarese, ma questa volta parliamo di basket. Si gode la Final 8 tra i pesaresi, rimane in dubbio Almond, di ritorno dalla trasferta di Milano, oggettivamente molto difficile, terminata con una sconfitta. La Scavo Siviglia non può dolersi tanto, appunto per la sconfitta, perché hanno conquistato i ragazzi compagni di Guillermo Diaz, hanno conquistato la qualificazione alle Final 8, che è un traguardo minimo ma un traguardo importante per questa stagione. Altri messaggi al 349 391 169, le previsioni del tempo, le